Entriamo dunque in studio e proseguiamo la nostra diretta straordinaria che poi tornerà dalle 17:30 per Trieste in diretta, poi oggi alle 19 avremo anche una edizione straordinaria di Studio Telequattro per parlare degli ITS, poi dopo ci ritroveremo alle 19:30 e andremo avanti fino alle 21 come ormai siamo abituati da qualche tempo. Allora, vediamo intanto se per quanto riguarda l'ANSA o il Corriere della Sera o Repubblica ci sono delle novità che andiamo a pescare nelle pagine online. Allora, per quanto riguarda Repubblica, no, c'è una telefonata, io mando avanti le telefonate, poi eventualmente rientriamo con la pagina online di Repubblica. Buongiorno, chi è in linea? Noi siamo pronti a ripartire. Pronto? Insieme. Grazie alle aziende che ripartono e in questo momento nella forza della comunicazione. Ok, c'è qualche desumo, ci sia qualche problema per quanto riguarda la telefonata. Vediamo, pronto? Sente? Prego, sì, adesso sì, buongiorno. Buongiorno signor Bosazzi, sono Deborah. Buongiorno. Io volevo un'informazione per quanto riguarda la base logistica di Muggia, che noi insomma ogni anno andiamo lì. Ci sono novità? Ci sono ancora pazienti Covid? Avete qualche notizia Ah, la base in merito? logistica è Lazzaretto, insomma. Bravissimo, sì. Ma per dire la verità non lo so, a essere sincero, è inutile che mi arrampichi su specchi, eccetera. Certo. Ho perso un po' ho perso il conto, per dire la verità. Magari Magari se vi vediamo. potete informare, non Sì, so, sì, io sì. volevo sapere se ci sono ancora pazienti Covid Ho e se capito. magari a Sì. luglio o ad agosto si potrà cedere, Ho sempre se non capito. ci sono Allora, ancora, insomma. mi pare che ce ne siano ancora e Ah, ho quindi questo capito. renderà, credo, piuttosto, se Certo. non problematico, ma insomma, bisognerà vedere, ecco, per accedervi, eccetera. Per cui Certo. bisognerà aspettare, ecco, così mi dicono. Però Va casomai bene. magari saremo anche un pochettino più precisi oggettivamente. Va bene, grazie mille Gra Bosazzi, grazie. grazie, buon pomeriggio. Buongiorno. Arrivederci. Allora, dunque, prima pagina dell'edizione online di Repubblica. Allora, c'è tensione fra le due Coree, il nord fa esplodere ufficio di collegamento con il sud e il fumo visibile da chilometri, come potete vedere in questa immagine. Allora, le autorità tedesche hanno avvisato la famiglia McCann, la vostra figlia è morta. Sapete che c'era questa storia di questa ragazzina che era scomparsa in Portogallo, se non mi sbaglio. Pare che il responsabile fosse un pedofilo tedesco e probabilmente avrà confessato anche che cosa ha fatto del corpo della ragazzina. Allora, intera famiglia positiva al coronavirus scoperta per caso dopo un incidente stradale. Mediaset sospende il giornalista ed ex assessore arrestato per violenza sessuale. Sono tutti, come vedete, sono tutti titoli molto, molto leggeri per quanto riguarda, o quantomeno che poco hanno a che fare, per esempio, con il coronavirus. Si alza il sipario sul palcoscenico Italia, però vedete, ci sono anche delle problematiche. È inutile far finta che sia tutto quanto, che stia funzionando tutto quanto. Allora, Mondo di Mezzo, Carminati torna libero per scadenza termini, Clan Spada a Ostia, altra conferma fu mafia, Blitz contro il clan dei Casamonica, arresti e sequestri per 20 milioni. Questo per quanto concerne Repubblica. Vediamo invece come si muove
la pagina online del Corriere della Sera. Anche qui il titolo di apertura, diciamo così, riguarda Mafia Capitale. Carminati libero dopo 5 anni e 7 mesi, Bonafede invia gli ispettori per accertamenti, ancora il caso Massari e di nuovo questo che il Corriere titola La guerra di Kim, fa esplodere la palazzina del dialogo al confine fra le Coree. Il tacito patto con Terenzi per far saltare il proporzionale e contare di più alle elezioni. Due nuovi positivi in Nuova Zelanda, Pechino il sindaco, situazione grave, quindi si potrebbe dire un'onta e una sponta per quanto riguarda là. Poi Bolzano, in pagella 6 e 7 diventano 8, il dirigente scolastico nella bufera, professori riconvocati per cambiare il voto del figlio, certamente è una vicenda, secondo me, gravissima e avrebbe meritato forse addirittura la prima, l'apertura per conto mio. Allora, c'è una telefonata in linea. Buongiorno. Pronto? Facciamo ancora un tentativo, poi lasciamo perdere. Pronto? No? Allora possiamo chiudere. E sembra che, sempre da informazioni che abbiamo, il 15 luglio potrebbe essere la data scelta per decidere se mantenere il lazzaretto di Opicina come struttura, appunto, come ospedale Covid, insomma, come struttura Covid. Allora, dunque, Corriere della Sera, Siamo a posto, vediamo se c'è qualche spigolatura particolare. Maturità raffica di forfè, il docente precettato per noi un'occasione. Poi parleremo anche della maturità, dell'esame di maturità dopo le 14. Vediamo se riusciamo a collegarci con qualche telespettatore. Pronto? Pronto? Buongiorno signora. Pronto, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Maria. Buongiorno. Volevo chiedere una cosa. Allora, prima Paoletti ha parlato di fare la benzina a Trieste. Sì. Sono d'accordissimo, però noi abbiamo cambiato tempo fa l'auto, abbiamo fatto la richiesta della tessera, sì, e dopo diverso tempo ci hanno risposto che appena ai primi di settembre potremo avere la tessera. Ora, da qua ai primi di settembre un pieno abbastanza soldini, solo questo volevo dire, okay, che non è che uno non vuole fare la benzina a Trieste, però, capito? Ho capito, effettivamente, ma tutto voi avete fatto la richiesta online? Sì, perché siamo andati anche sul posto e ci hanno detto non potete venire qua, dovete fare online, l'abbiamo fatta e dopo un po' ci hanno risposto e ci hanno detto venite qua in settembre, e quindi da qua a settembre sono giugno, luglio, agosto, sono 3 mesi, un pieno e qualche cosa, no? Tanto più che la macchina la adoperiamo e quindi... capisco, insomma, capisco. Mi dica lei, insomma, non è. Insomma, posso... So che si lamentano, però sono tanti 3 mesi e passa per avere una tessera. Tutto capisco. Qua. Grazie. Grazie, grazie signora. Effettivamente capisco il problema. Dunque, andiamo. Ma a questo punto, se non ci sono telefonate, rivediamo proprio l'estratto di Paoletti, così contestualizziamo quello che ha detto la signora. Si sono aperti ieri, l'altro ieri, e di conseguenza, senza manco pensarci un momento a quanto male ci facciamo, abbiamo fatto le file per andare a fare benzina, che penso che tra la tessera benzina
e la benzina in Slovenia, ci sia una differenza di 5 euro, penso che qualche piccolo sacrificio a favore della sviluppo economico del nostro territorio si potrebbe anche fare. Riaperti i confini, tutti in coda a far benzina e acquisti in Slovenia. Se ne rammarica il presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia, Antonio Paoletti, intervenuto questa mattina a Sveglia Trieste. Io approfitto anche di questo sulla benzina di chiedere scusa a nome dei miei collaboratori per le attese che ci sono state sicuramente, per le non risposte o risposte in ritardo sulla tessera benzina, ma abbiamo avuto una richiesta fuori dal normale dove abbiamo messo, dove c'era una persona, quattro persone, dove c'erano due persone al telefono, altre quattro, insomma. Alla fine adesso tutto questo di colpo si è rallentato, uh-huh. E questo fa male, questo non va proprio bene, no? Non c'è, per cui un po' di coscienza locale ci vorrebbe, sia nella benzina che come in altre cose. L'auspicio è dunque quello di un maggiore sostegno all'economia del nostro territorio. E sempre in tema di confini, non hanno riaperto solo quelli con la Slovenia, è andata a buon fine l'iniziativa partita proprio dalla Camera di Commercio per riportare gli austriaci in Italia. La notte ha aperto l'Austria. Direi che anche qui la Camera di Commercio, con la sua simpatica cartolina, che ringrazio anche voi per la visibilità che avete dato al messaggio, un effetto l'ha fatto, perché il cancelliere Kurz si è visto invaso, ha ricevuto tantissime cartoline di invito a venirci a visitare, sempre in tono non polemico ma simpatico. Allora, sto vedendo sul sito della Repubblica che ieri era il 50° anniversario della partita Italia-Germania 4-3 al credo fossero i mondiali del Messico, che per tutta una serie di ragioni viene ancora considerata la partita del secolo, perché oggettivamente molto ha voluto dire quel 4-3 inflitto ai tedeschi e soprattutto anche in quella circostanza. E bene fa Repubblica a pubblicare tra l'altro una foto in bianco e nero, perché noi che in quegli anni già c'eravamo abbiamo visto quelle immagini in bianco e nero e non a colori. È giusto anche ricordare quel tipo di, se vogliamo, insomma, anche quegli anni e quel tipo di, come si dice, e quel tipo di televisione. Sentiamo la prossima telefonata, buongiorno. Pronto? Facciamo ancora un tentativo, se no basta. Pronto? Niente, allora. Dunque. Anche qui un telespettatore critica un pochettino le affermazioni di Paoletti per quanto riguarda andare in Slovenia per far benzina. Qui abbiamo, questa è invece un'altra cosa che riguarda pranzo. Dunque, quindi per quanto riguarda l'ora posta elettronica siamo a posto. Andiamo adesso a vedere se ci sono novità nella pagina della Regione. Voi sapete che anche la Regione ha una pagina che riguarda poi le notizie della Giunta e del Consiglio. Vediamo se ci sono spigolature notevoli, niente che riguarda oggi, perché questa che è interessante, dice Riccardi, bene iniziative che potenziano i servizi domiciliari. L'assessore Riccardi, che il nostro Bernardo Gulotta ha sentito prima, è intervenuto. No, c'è una telefonata, sentiamo la telefonata, poi eventualmente riprendiamo. Buongiorno. Buongiorno signor Bosatti. Buongiorno. Io sono una cittadina qui rionale di San Giovanni. Ok. Vorrei chiedere una cosa, se qualcuno potesse andare a intervistare o vedere quello che stanno costruendo qui davanti alla chiesa,
E non capisco, io dal mio poggiolo che sono in strada di Guardilla vedo come una muraglia cinese. So che, non so, ci saranno, hanno detto che faranno dentro delle palestre, delle cose. Comunque è una cosa terribile da vedere, non si riesce più neanche a vedere il campanile della chiesa. Ma questo da dove? Dalla strada di Guardiella, che è un po' più su. Ah, ho capito. Sì. Ah. Ecco, e poi volevo sapere, appunto, siccome ho sentito che andranno a fare delle strisce pedonali e così, non so se ci sarà qualcuno che prenda visione di questa struttura e che ci parli un poco, perché io non ho sentito nessuno di Giovanni che telefoni per questa grande struttura. Ma la struttura dove verrebbe ad essere? Verrebbe ad essere alla fine del viale Raffaele Sanzio, ma proprio diciamo che Ho capito. Ma sì. Perché io ci sono stato, sarà un mese fa circa più o meno, e vabbè che io purtroppo non sono un grande osservatore, nel senso che non ho... ma hanno costruito, in fretta, perché uh-huh. Anch'io che abito, insomma, che ho il poggiolio così che dà verso la chiesa, capito. Ho visto improvvisamente tutta questa muraglia cinese, dico io, ecco, e vorrei appunto sapere qualcosa, ecco, di più. Ok, va bene, vedremo, ecco, anche di... Volevo farle un'altra domanda. Sì. Per prendere, che non riesco, adesso sono riuscita per fortuna, perché mi hanno detto che due signore che avevano telefonato prima non si sono fatte sentire, va bene. Però io tante volte telefono, ma non riesco mai a prendere. Se c'è, a prendere il telefono, cioè la telefonata, sì. Inserirmi. Ma c'è qualche modo speciale? No, su questo non posso aiutarla, per dire la verità, perché non so come funziona. Molte grazie, la saluto e vi saluto tutti di Telequattro, perché io sono ininterrottamente al vostro ascolto. Grazie signora. Molto. Grazie, allora buona giornata. Allora, abbiamo ancora, vediamo, ci sono due. Allora, invece la signora Arianna dice: per quanto riguarda la tessera agevolata per il carburante, mi spiace contraddire la signora che ha telefonato, ma facendo la richiesta online ho ricevuto la tessera in 2 settimane. E poi ancora c'è un'altra... dice che dice questo il signor Gianni che... Allora, l'altro anno di ritorno dalla Puglia mi fermo a Bologna per far benzina, quanto mi serve per arrivare al primo distributore in Friuli Venezia Giulia. A Bologna pagata a 1,5 al litro circa, in Friuli Venezia Giulia a 1,9 al litro con lo sconto 1,7. Non penso che siamo noi che facciamo del male all'economia. Sentiamo la prossima telefonata che vedo in linea. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, prego. Ah, senta, buongiorno signor Bosetti. Bosazzi, ma va bene. Scusi, è possibile sapere qualcosa sull'esenzione sanitaria per reddito quando scade? È prolungata al 30 di giugno. Sì. Però se non ci sono, come si dice, variazioni di reddito, è prolungata automaticamente. Però se non ci sono, scusi? Variazioni di reddito. Ah, ho capito. È prolungata automaticamente? Sì. La ringrazio molto. Buongiorno, grazie, salve. Buongiorno signora. Bosetti era un attore, peraltro legato anche allo stabile del Friuli Venezia Giulia. Vabbè. Allora, dunque, noi tra un po', come vi dicevo prima, ci collegheremo con la preside dell'Istituto Nautico per... parlare dell'esame di maturità. Intanto immaginavo
Allora, la costruzione cui si riferisce la signora è la costruzione sopra al parcheggio di fronte allo stadio, dopo il distributore, alla fine di Viale Sanzio. Però devo dire la verità, non mi ricordo poi a che cosa servirà questa struttura. Dovrebbe essere un parcheggio, mi fanno ancora notare, per cui boh, vabbè, casomai ci informiamo. Quindi, se ho capito bene, una sorta di estensione del parcheggio, se capisco bene. Boh, vabbè, vedremo, insomma. Ancora vediamo mail. Pubblicità. 2 giorni senza morti né contagi, ma immigrati non manca. Boh, insomma, se vuole essere una battuta, non è proprio una battuta così splendida. Pubblicità.